Mario Calvagno, siamo arrivati ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: sentire in modi diversi. Matteo capitolo 13, i versetti da 1 a 9 e poi i versetti da 18 a 23. Si tratta, lo diciamo subito, lo accennavamo in anteprima, della parabola del seminatore. E il primo gruppo dei versetti è il racconto vero e proprio di questa parabola fatto da Gesù, mentre invece l'altro gruppo di versetti riguarda la spiegazione che Gesù stesso dà. E noi, ecco, ci soffermeremo su questi due aspetti molto importanti, non solo per quel momento in cui Gesù racconta questa storia che entra nella spiritualità di tutti, ma il fatto è che deve entrare anche nella nostra spiritualità, la mia e la vostra, e deve servire a comprendere bene cosa possiamo fare nella nostra vita, in che modo possiamo applicare nella nostra vita questo racconto di Gesù. E dicevamo, la parabola del seminatore, quando si parla di semina, sono pochi forse coloro che fanno riferimento alla semina antica, alla semina classica, fatta a mano, letteralmente, perché di solito si pensa ormai alle macchine agricole, anche molto grosse, molto automatizzate, addirittura con dei quadri elettronici che guidano queste macchine sui campi di semina, sui campi di coltivazione, sui campi di raccolta, e tutto è automatizzato, perlomeno a certi livelli. Mentre invece è ovvio, Gesù parla di questa semina antica, dove il contadino, il seminatore, aveva i semi in mano, un sacco magari appeso al collo con tutte le sementi, e nel momento in cui spandeva a raggiera questi semi, allargando la mano davanti a sé, prendeva poi un altro pugno e ancora lanciava il seme. E il racconto di Gesù presuppone che questo seminatore della storia faccia così, cammini all'interno del campo e spanda davanti a sé questo seme a piene mani, come si dice. E Gesù sta raccontando questa storia davanti ad una folla immensa, ci dice Matteo. Quindi presupponiamo migliaia e migliaia di persone, in quello stesso giorno, prima di spostarsi in quest'altra zona, Gesù aveva già avuto a che fare con le folle, non soltanto con una. Già di prima mattina c'erano stati i farisei che in qualche modo gli si erano appiccicati addosso con le loro critiche, con la loro aggressività, e Gesù se l'era cavata molto bene. Beh, se avevano voluto capire, avevano capito, insomma, ma non siamo sicuri che questo sia avvenuto proprio per via della loro caparbietà, della loro cocciutaggine. Comunque Gesù racconta di questo contadino che va a seminare nei suoi campi, e mentre semina, dice, c'è una parte dei semi che cade lungo un sentiero, il sentiero che costeggia il campo, e gli uccelli vengono e mangiano questa parte dei semi. Sono lì in bella vista, sono in superficie, non possono certo affondare su una terra, su un terreno che è regolarmente calpestato, che anzi è duro, è refrattario, forse perfino all'acqua piovana, perlomeno quando non è tanta. E allora
Gesù continua: altri semi invece cadono su un terreno pieno di rocce, magari sono le rocce del campo che stavano prima nel terreno, mescolate con la buona terra, e proprio il lavoro del contadino ha fatto in modo di toglierle dal campo e metterle agli angoli, ai lati, nella parte esterna, magari come recinzione in qualche modo che fissi idealmente il confine di questo campo. E dice: cadono questi semi proprio su queste rocce, e anche lì c'è un problema, c'è poca terra, quindi le pianticelle spuntano in fretta, ci sono delle zollette di terra, delle piccole zone di terriccio fra queste rocce o in mezzo alle rocce. Sì, i semi nascono, dicevamo, in tutta fretta, però il terreno è poco profondo, arriva il sole e le brucia queste piantine, e si seccano e muoiono perché le radici, dice Gesù, sono troppo piccole. E poi altri semi cadono fra le spine, ci sono magari dei rovi sempre ai lati del campo, e anche qui le spine soffocano le pianticelle che stanno nascendo, e anche in questo caso le piante non si sviluppano, non arrivano a svilupparsi, a dare il proprio frutto. E Gesù conclude la sua storia e dice: ma alcuni semi caddero nella buona terra, quindi la terra del campo, la terra dissodata dal contadino, e producono un raccolto che era 30 volte, 60 volte e perfino 100 volte quanto era stato piantato, quanto era stato seminato dal contadino. E conclude la storia: se avete orecchi, ascoltate; se avete orecchi, cercate di sentire. E allora vedremo fra poco, nel secondo segmento di Appuntamento con Dio, questo sentire in che cosa consista, in che cosa debba consistere anche per noi oggi, perché ricordo il titolo è Sentire in modi diversi. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi, secondo e ultimo segmento. Matteo capitolo 13, abbiamo già visto i versetti da 1 a 9 nel segmento precedente, il racconto fatto da Gesù della parabola del seminatore, e adesso nei versetti da 18 a 23 Gesù ne dà la spiegazione. I versetti che stanno in mezzo fra i due gruppi parlano di un altro tema, seppure correlato a questo, e lo vedremo la prossima volta. Lo approfondiremo in maniera specifica. E quindi andiamo alla spiegazione, appunto, di questa parabola del seminatore. Dicevamo una parabola molto conosciuta, lo dicevamo in apertura, e il fatto che sia molto conosciuta non significa però che sia molto compresa o molto applicata, possiamo anche dire, e cercheremo di farne una applicazione proprio alla nostra vita, alla vita di ciascuno di noi che in questo momento siamo accomunati dalla radio. E perché dicevamo in chiusura del precedente segmento, il titolo di oggi è Sentire in modi diversi, e Gesù lo dice alla fine del racconto della parabola: chi vuole sentire oda, chi ha orecchi da udire ascolti. Ecco, le varie traduzioni del Vangelo hanno comunque delle espressioni equivalenti che riguardano sempre il sentire. E a proposito di questa parola, di questo verbo sentire, ha almeno due significati, perché sì, il sentire è proprio alle orecchie, quindi si ascolta, si sente qualcosa con le orecchie, ma il sentire, quello che io sento, quello che io provo, ecco, è legato anche
ai sentimenti, sentire nel senso dell'assentimento o sentimento legato al sentire. D'altra parte, sentimento è una parola italiana antica che in qualche modo è legata strettamente proprio al sentire. Quindi i sentimenti, ciò che si prova, le sensazioni, gli aneliti, spostiamoci anche alle speranze e alle decisioni che vanno prese proprio partendo dal sentimento che noi abbiamo. Perché sì, alla fine si tratta di questo. A proposito di orecchie, noi a volte sentiamo quanto ci viene detto, ma non ascoltiamo veramente. Sentiamo, ci sono delle parole, ci sono dei concetti, ci sono delle spiegazioni, ma ascoltare, oltre che sentire, significa realizzare quella cosa, metterla in pratica, cioè fare quello che viene detto, perché lo accettiamo, perché lo accogliamo nella nostra vita. Ed è così un po' in una parte di questa parabola di Gesù. I semi sparpagliati sul campo arato non vanno necessariamente tutti a finire proprio in mezzo alle zolle pronte per accogliere questi semi, ma vanno a finire sul sentiero, come dicevamo, vanno a finire nella parte rocciosa di confine del terreno o anche in mezzo alle spine, e vengono o mangiati dagli uccelli o vengono soffocati dalla situazione contingente in cui vengono a trovarsi. Ed è così anche nella vita, dice Gesù, nella vita di ciascuno di noi. È questa la spiegazione. Ci sono delle cose che ascoltiamo, o meglio, delle cose che sentiamo con le orecchie, ma non le ascoltiamo veramente, non ci facciamo caso, e poi le dimentichiamo perché sfuggono dai nostri ricordi, dai nostri pensieri, e a volte anche subito. Come si diceva una volta quando ero piccolo, gli insegnanti dicevano: le cose che io ho detto ti sono entrate da un orecchio e ti sono uscite dall'altro. E noi immaginavamo questo cortocircuito fra le due orecchie e qualcosa che ci passava in mezzo, ma non era così fisicamente, ma era così effettivamente, era così nella metafora e nella realtà. E poi altre volte siamo entusiasmati, per questo forse bisogna in qualche modo fare attenzione ai sentimenti, perché sì, c'è il momento iniziale, questo entusiasmo, questo fremito, questo qualcosa che sembra trascinarci, ci sentiamo toccati a livello emozionale, quindi le nostre emozioni entrano in gioco, ma poi ci sono i pensieri della giornata, gli impegni, la spesa da fare, il lavoro, quell'appuntamento, quell'altro, eccetera. E allora questo fuoco che sembrava quasi possederci, una specie di fuoco sacro, ecco, si spegne in maniera misera, possiamo dire, e lasciamo perdere tutto. Oppure iniziamo a cambiare modi di pensare, modi di agire, e qui siamo nel momento in cui magari la piantina sembra crescere, sembra venire fuori, però anche qui a volte le pressioni degli amici, le pressioni della famiglia, ma chi te lo fa fare? Cambiare vita in questo modo, ma tutti si comportano in quell'altro, e allora tu chi sei? Perché devi fare così? Perché magari poi ne fai le spese? Che ti importa se al lavoro devi comportarti in una certa maniera? Vai avanti, vai con l'andazzo, che ti importa se non paghi le tasse? Per quale motivo dovresti? Non le paga nessuno. Vuoi diventare cristiano? Sì, ma dai, continua come hai sempre fatto. Ecco, ci sono
tante di queste cose che poi alla fine coprono tutto. C'è la politica, c'è l'economia, c'è la società, insomma tutto questo fa bruciare la nostra piantina o al sole o la fa in qualche modo appassire, già a partire dalle radici piccolissime, dalle radici rachitiche, potremmo dire, radici che non si sono sviluppate veramente come all'inizio sembrava. E allora ci sono invece altre occasioni, quando il seme cade nel campo arato, nel campo dissodato, nel campo che è stato preparato dal contadino, e arrivano sottoterra. I semi si nascondono, diciamo così, tra virgolette, e la terra li ricopre, e quello che nasce, nasce senza essere visto, e poi all'improvviso sbuca fuori, e viene fuori al sole, nutrito, forte. C'è una piantina che cresce, che si sviluppa, che man mano diventa grande fino al suo sviluppo totale, al suo sviluppo completo. E allora il seme della parola di Dio, perché di questo si tratta, e Dio stesso che è il seminatore, hanno fatto compiere il miracolo, perché il terreno che ha accolto la parola di Dio, il terreno che ha ricevuto il lavoro del seminatore, è un terreno che ha accettato, che ha voluto che questo seme crescesse, che il seminatore compisse la sua opera. E allora questa decisione sta a noi, sta a me e a te, a me e a voi. Il seminatore sta preparando il nostro terreno, il seminatore spande il seme della parola, e allora sta a noi non soltanto sentire. Il nostro sentire deve essere piuttosto un ascoltare. Non lasciamoci prendere dal sentimento, dalla emozione, dalla emotività di un momento particolare, ma andiamo avanti perseguendo un obiettivo preciso. E in questo mi leggo in qualche modo alla puntata precedente di Appuntamento con Dio. E allora andiamo avanti, accogliamo nella nostra vita l'opera del Padre, l'opera del Figlio e soprattutto l'opera dello Spirito Santo, che sta scavando con il suo aratro nel terreno del nostro cuore, nel terreno della nostra mente. A noi accogliere il seme che il seminatore sta lanciando nella nostra vita. Che Dio ci benedica.